Vabbè, iniziamo da qua. E... vabbè, diciamo quasi una domanda, una cosa che... E... cioè, nei tuoi testi c'è un elemento non religioso, però che si rifà, diciamo, a culture anche religiose, comunque che possono venire lette come religiose, non nel senso religioso monoteismo, la runa e via dicendo, e che è una cosa, diciamo, mentre dall'altra parte la religione tu molto spesso la critichi, quando parli di preti, di cose e via dicendo. Oddio, non critichi proprio la religione, sì, critichi la credenza monoteista, le persone, l'organizzazione politica, se vuoi. E quindi la domanda è, appunto, da una parte cosa l'apporto di culti, di cose, di culti, di credenze, via dicendo, religiose o comunque, e dall'altra parte come vedi che questo si scontra appunto con, tu critichi la politica molto spesso nei tuoi testi, sì. Di Sira e via dicendo, e tu prendi il cattolicesimo come una forma politica, almeno è quello che si evince, mentre la religione, sebbene appare a tratti rispetto alle altre cose, però emerge come qualcosa, come un elemento preponderante, anche se forse è perduto. Sì, cioè in pratica il mio rapporto con cioè, le religioni e le forme di potere, in pratica. Sì. Allora, sì, sì, è un po' nella domanda c'è già un po' della risposta, perché io, come appunto dicevo poco prima che iniziassimo a parlare davanti alla telecamera, io non credo alle istituzioni religiose, credo a un senso religioso, che il senso religioso, io mi ricorderò sempre quella definizione di Adolf Loos, che era un architetto dei primi dell'Ottocento, che diceva: quando sei in un bosco e ti fermi davanti a un tumulo di pietre, qualcosa ti tocca dentro e lì riconosci che c'è un uomo come te, e quello è il senso della religione. E non è tutto in queste parole, è molto evocativo, ma ti fa capire che il religioso è qualcosa che non puoi cogliere e definire a pieno con le parole, è un qualcosa che è strettamente legato al concetto di vita e di vivere, è un qualcosa che si vede che c'è dentro all'uomo vero, all'uomo che non è solo l'animale che consuma, ma l'uomo che ha uno spirito, ed è una forza motrice dell'uomo. Per me questa è la religione. Poi se la religione si riferisca a un essere supremo come un insieme di energie, come una mente generatrice scientifica, come un uomo bianco con la barba in mezzo alle nuvole, io non lo so, però cioè, certo l'uomo con la barba mi è molto improbabile, e quindi anche tutte quelle forme che ti dicono che veramente la religione è questo, che veramente la religione fa quello, che se vuoi fare il bene alla tua religione fai questo, se vuoi essere un bravo cristiano, musulmano, ebreo, copto o che vuoi, devi fare questa cosa qui, cioè quella è norma sociale. Cioè, quindi da qui arriva poi la visione della religione come norma sociale, che è secondo me la prima forma che l'uomo ha sperimentato di società, cioè prima delle monarchie, prima di ogni forma di controllo dei saggi c'era quella forma religiosa, quindi quella che poteva essere anche rappresentata benissimo nei villaggi dagli sciamani. Era già una forma di imposizione religiosa sotto lo stampo che poi hanno fatto le altre, cioè hanno usato le altre grandi holding, cioè la Chiesa cristiano-cattolica, prima ancora gli ebrei con tutti i gruppi di leviti che dicevano cosa fare al popolo, e ancora prima i culti che c'erano prima, perché i dei degli sumeri parlano di dei,
che si scopano fra fratelli e ammazzano i propri figli per mantenere il potere e che pur di soddisfare i loro voleri sono disposti a mettere sotto gli altri. E se ti parlano di questo nella religione, più che pensare ad alieni che sono venuti qua, si comportano così come alcuni pensano, penso la prima, una delle proto-religioni ha raccontato com'è l'uomo e ha detto: faccio vedere questo nelle mie cronache religiose per far vedere che se un uomo ha vittoria sugli altri è l'uomo che si comporta così. Cioè, io ho un'interpretazione, anche che una delle possibili interpretazioni mie è quella, le tavolette sumere delle storie di Enki e di Enlil, per dire, non è che sono venuti giù gli alieni, per me è una forma che rappresenta una mitizzazione di un lato umano, o comunque una delle forme generatrici di quello che è per loro l'aspetto dell'essere umano, come in tante altre religioni. E io credo che la religione sia puramente espressione di potere in tutto quello che fa. Lo si vede negli edifici che la religione ha creato edifici sempre più sfarzosi, con la scusa di arrivare vicino sempre più a Dio nel cielo, come le cattedrali, ma la stessa cosa non l'ha fatta a Babilonia, e Dio non ha battuto giù la torre di Babilonia perché si era erta troppo verso il cielo e c'erano state troppe pretese dell'uomo di assomigliare a Dio. Beh, tutte le religioni monoteiste e imperanti hanno fatto la stessa cosa e nessun Dio ha battuto giù le loro chiese, tranne Notre Dame l'altro giorno, che un po' mi è dispiaciuto, perché a livello di storia dell'arte, essendo di formazione architetto, mi dispiace molto che vadano a fuoco certe cose. Guarda, ci avevamo pensato alla rivoluzione francese a tirar giù quella parte lì e anche altre parti dell'edificio, erano andati a smantellarli coi picconi. Sì. Nick Land diceva che la cultura europea e la cultura occidentale è una cattedrale in fiamme. Questa è con l'immagine sotto di Notre Dame, ci sta. Ricordiamo che in questi giorni ha anche un suo senso, un suo contesto, secondo me, perché gli impianti che vanno a fuoco vanno a fuoco gli impianti mi è sempre sembrata una scusa del cazzo. Cioè, anche perché, guarda, io ho fatto un po' di direzione cantieri, di direzione sicurezza, e sono stato in posti dove stavano costruendo delle casupole da quattro soldi e aveva piovuto, e in mezzo alla corte di questo palazzo c'era una cosa che si chiama vasca, quel posto dove poi ci va il pavimento, prima ancora di fare tutte le gettate la si chiama vasca, ed era diventata una vera e propria vasca, ci aveva piovuto dentro perché era il cortile del posto. E c'erano tutti i cavi elettrici dentro e non c'è stata una scintilla, perché c'è una cosa che si chiama salvavita. Quando succede una cosa così scatta il salvavita, ce l'hanno in casa tutti il salvavita. In impianti così c'è il salvavita del salvavita del salvavita, cioè c'è un sistema di controllo, sì. Che si tratta che soltanto un impianto di sicurezza ti costa qualche milione. Cioè, non è possibile che sia successa così sta cosa, dai. Cioè, la roba che dicono alla gente per stare zitti. Si giustificano poi un sacco di cose dietro a una grande perdita storico-artistica, no? Sì. Cioè, da una grande macchina economica per costruirla, la grande macchina ideale e sociale per dire chi è stato e chi non è stato, applichiamo leggi, non le applichiamo, il popolo come si sente, cosa gli diamo, che facciamo, come la sfruttiamo la situazione. E queste sono altre dinamiche che nel periodo del governo Macron di adesso farebbero davvero comodo. Sì. Visto che anche Macron in clima europeo non mi sembra uno che non abbia a che fare con la trilaterale, con Bilderberg e con tutta questa gente, anzi sembra che metto a posto le cose, sia diventato uno abbastanza amico di sta gente qui. E, tornando un attimo al prima di entrare nella politica, perché la scusa no però cioè può avere due vie il discorso, cioè tu da una parte parli di non chiamiamo neanche religione, chiamiamo un sentimento, una cultura religiosa, che ti fa sentire vivo, che fa sentire vivi, che c'è stata forse anche in ambienti cattolici, penso a Santa Teresa, penso a il De Garda, penso dall'altra parte però la religione è appunto, come si è sviluppata soprattutto, è organizzazione politica.
Il rap, l'hardcore rap, come lo vuoi definire te, ovviamente tiene entrambe queste cose, tiene la, ha uno spirito dionisiaco molto forte, diciamo, quindi sarebbe dalla prima parte, però ha anche una critica sociale molto forte, e che tante volte, almeno a parer nostro, è quello che predomina. Pensiamo, non lo so, non vogliamo far nomi via dicendo, però ad esempio K.O. è uno che, sì, sì, che, ne fa. Che predomina. Dall'altra parte, nei tuoi testi si tiene questo doppio spirito, anche il sentirsi vivo, anche in questo senso, cioè, il rap per te, l'hardcore rap eccetera, non tanto perché lo fai, ma cos'è per te e cosa significa non solo poterlo fare, ma poterlo anche far ascoltare? Allora, io le cose ho sempre detto e lo dirò sempre che le faccio principalmente per me. E questo cosa significa? Io sono una persona che ha un grandissimo bisogno di esprimersi, nel senso che nella mia vita di tutti i giorni non trovo persone con cui parlare degli argomenti che metto in musica, nel senso che quando torno a casa c'è sempre qualcuno che al massimo che mi chiede cosa hai mangiato oggi, e quando sono in giro trovo al massimo persone che dicono e fanno quello che devono fare o dire, e che quando gli chiedi come va non ti dicono, glielo leggi in faccia quello che hanno, ma non ti dicono mai apertamente chi sono, chi non sono. Quindi a me questa cosa di non riuscire ad avere un contatto così aperto con le persone che ho attorno, come lo vorrei, mi porta a dover, per non impazzire davvero, cioè muovermi in un altro canale per esprimere tutto quello che voglio esprimere, perché se inizio a parlare, che cazzo ne so, torno a casa, saluto tutti, dico dai vado a trovare la famiglia, vado da mia madre e inizio a parlare di quel cazzo che mi passa per la testa, quella mi guarda e mi dice ma tu sei fuori, ma smetti, guardati un film, fatti fare un giro, mi dai in mano i soldi, mi dice vai comprati qualcosa, cioè, non è vero perché non mi ha mai dato dei soldi, però mi dice, cioè non ha peso questo, e ho una gran mancanza di avere dei dibattiti su degli argomenti abbastanza profondi come quelli, cioè delle domande delle vostre interviste ad esempio. Quindi il motivo per cui io rispondo alla vostra intervista, il motivo stesso per cui io faccio musica è lo stesso, cioè ho bisogno di esprimere prima di tutto, se poi c'è l'occasione buona la sfrutto, cioè se io penso, ci credo che è il momento di esprimere, il canale è giusto, esprimo fino a che non mi esaurisco, perché la mia passione è quello, non è, anche quando sono live magari non sono quello che fa l'animale da palco per farsi vedere, però quando io faccio il mio pezzo lo interpreto come lo sento, no? Come lo sento in quel momento, quel giorno lì, quindi se sono più preso bene lo faccio in un modo, preso peggio lo faccio in un altro, preso malissimo lo faccio in un altro ancora, sono al settimo cielo, quella sera spacchiamo tutto, cioè nel senso sono molto percettivo del qui e ora, senza sfruttare tutte le minchiate che sono state dette sulle brevitate vite, tutte queste stronzate, perché io, ok, però il qui e ora esiste, e se non sai sfruttare quello davvero non esiste passato e futuro, cioè del passato bisogna saper fare veramente un bel, come dire, un bel bagaglio, però se non sai sfruttare l'oggi in effetti non sai costruire il futuro, e io devo dire che quando suono e quando scrivo sto esprimendo me nell'oggi, cioè quello che sto cercando di fare è tracciare un percorso, e quindi c'è sempre anche un richiamo tra un pezzo e l'altro, ci sono delle citazioni parecchio velate che a volte è difficile, a meno che non ascolti varie volte i pezzi e non cogli il significato un po' più profondo, e fondamentalmente è così che esprimo la mia religiosità con la vita, cioè nel senso il mio senso di religione, il mio atto di fede è quello di dimostrare sempre questo entusiasmo verso questo lato della vita, che è strettamente legato a quel senso di religiosità che dicevo prima, secondo me.
Non so se è chiaro. Sì, però la domanda, noi siamo esterni, cioè ascoltiamo, non so se l'avevamo detto, ascoltiamo molto poco, anche perché in Italia non c'era alcol rap, a parte no, te, certo, Vashish, certo. E no, Ozone, poi, Nertus, non è che ci sia tantissimo. No, ci sono pochi nomi, ma poi ognuno lo fa a modo suo, veramente ognuno ha le sue influenze. Ed è molto bello così, è una delle cose fondamentali del fatto di essere nell'hardcore, che non esiste questa forte omologazione, anzi è bello anche per quando si collabora. Sì. Se no sarebbe sempre sentire le stesse cose. Cioè, però quindi è una domanda da esterno, forse cioè, fa anche ridere via dicendo, perché non la conosciamo la scena. Però per esempio tu dici del bisogno anche di dialogare e via dicendo, che è cioè, se penso anche all'ultimo pezzo. Sì, l'ultimo pezzo del tuo EP, dove proprio parli con l'ascoltatore. Ah, ok. Okay. La domanda forse è banale, ma c'è una scena hardcore in Italia? E se c'è, soprattutto, che feedback ci sono dalle persone, dal pubblico? E questo ovviamente prelude alla domanda politica, cioè... Tu fai una critica politica, la fa anche Vashish, secondo me un po' meno di te, un po' tanto meno. La fa meno apertamente, ma preferisce dettare altre scene, alternative per far capire che, cioè preferisce usare un linguaggio distopico per far uscire certi aspetti effetti... Sì, poi se penso all'ultima traccia di 2020 a Coso, c'è ovviamente la politica e via dicendo, diciamo che lui fa la traccia più politica. E tu la politica ce la metti dentro proprio, quasi lo innerva il testo, quasi che tutti i tuoi testi possano essere considerati politici e non tutti quelli di Vashish possano, certo. non hanno una critica, ma questa non è ovviamente né una critica a te né una critica a Vashish, chiaro. Due stili diversi. Vabbè, ma è anche una lettura cioè personale, quindi se tu la dici un po' ti posso dire così, non è così, cioè dimmi pure. E in questo senso, del feedback del COVID, dicendo, se c'è questa critica politica, che comunque c'è da tutte le parti, in maniera diversa, con minor quantità, eccetera, eccetera, sì. Il feedback poi del pubblico, di chi vi ascolta e via dicendo, c'è una possibilità, diciamo, di non concretizzare la critica politica, nel senso andiamo a bruciare la chiesa, o però c'è un, diciamo, un, ma neanche una manipolazione delle menti, o un effetto concreto, un'efficacia in... Guarda, io pensavo di no, nel senso che se tu ragioni, si possono ragionare in due termini: o quello che ti dice la persona che ti ascolta nel momento in cui ci parli, allora lì tenti di capire che cosa ci vede lui, e allora lì cerchi di capire cosa ci ha visto e inizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 testi a capire se davvero qualcuno ha recepito un determinato messaggio, ha avuto una certa reazione. E un altro metro di paragone è quanto ti condividono, quanto ti postano i numeri in internet, queste cose spicciole. Se guardi le cose spicciole nell'underground come nel mainstream, le cose che vanno, cioè i segnali che arrivano c'è gente che dice che spacchi, gente che dice che non spacchi, e quindi ti ascoltano per quello. Quindi il massimo della reazione è spacchi o non spacchi, cioè lo stesso livello che trovi nella trap, lo stesso livello che trovi nel rock. Se una persona lo ascolta per un motivo, la musica leggerà fino a un certo punto. Quindi c'è quel livello di lettura lì, e c'è un pubblico che secondo me è una reazione più dell'ascoltarti e dello sfogarsi lì per lì, no. E quindi Vash magari fa due pezzi con qualcosa di molto politico dentro e otto pezzi con una gran carica di sfogo, di energie, di negatività. Dionisiaca. E tanti ci si abbandonano e allora dicono spacca e seguono quello. Ma se si tratta di mettere dentro dei concetti educativi, come possono essere i confronti politici, o come può essere qualcosa di più fine, come metterti sia una campana che l'altra per cercare di vedere te che confronto fai fra le campane, cosa trai da questo pezzo, perché lo senti che se lo faccio in un certo modo non è per fare un elenco di cronaca, ma è per farti riflettere. Vediamo se rifletti. E c'è una fetta di persone che riflette.
E ti vengono a scrivere anche cose assurde, cioè c'è gente che ti viene a scrivere a me che non sono nessuno, che mi conoscono in pochi, e i tuoi pezzi mi hanno salvato la vita, cioè non me l'ha scritto una persona, e loro gli chiedi ma perché? E ti iniziano a parlare, no, della loro famiglia, da dove vengono, gente che o è poverissima, gente che magari è ricchissima e i genitori non la guardano. E devo dire che da sta gente qui non mi aspetto solo una reazione dell'ambito politico, perché abbiamo parlato non solo di politica, abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di istruzione, abbiamo parlato di no no, di cioè passioni. Politica, scusa, però politica intendo proprio etica, cioè sì, etica nel senso non andare a bruciare la ghiaccia, cioè anche, non lo so, cioè relazioni etiche. Ok. Cosa sì, può un corpo nel senso no spinoziano, okay, nel senso proprio. Sì, non degli ultimi. Non beceri degli ultimi tempi. Sì, politico nel senso. Politico nel senso politico, non nel senso non votare i 5 Stelle. Delle vite, della vita. Cioè, la politica sarebbe come scelte di vita. Amministrare, esatto, sì, come okay. Amministrare la vita, come sì, sarebbe. Appunto. Cioè, avere un'idea di quello, sì. Un dibattito su quello. Che è anche un lato un po' più profondo, che oggi ad oggi. Quello che tu dicevi prima sul futuro e sul presente, quella è politica per sì, me, è etica. Sì. Ecco, okay. Ecco, è che scusami, ma in genere quando si parla di politica si parla in quel lato riduttivo di no, oggi, no, che sembra essere davvero. E no, scusa, è che. No, sì, me l'avevo spiegato male. Sono un po' più cosciente l'altra volta, quindi cerco di rapportarmi nell'ordine delle parole comuni, nella comprensione comune. L'altra volta ero più percettivo e meno chiaro. Cioè questo sì, però no, devo dire che secondo me c'è una piccola percentuale, perché non sarà, essere ottimisti, non sarà secondo me più del 15% degli ascoltatori che è veramente cosciente, però ce n'è tanta di gente che si fa delle domande più di quella che sembra, molta di più, e nell'ottica generale va di più chi non fa pensare come ogni genere musicale. Perché non è quello, non è sì, io ascolto la pop, ascolto il pop, ascolto rock, ascolto il metal, ascolto rap che sono diverso dagli altri, e poi quello che traggo da questi generi diversi, no? In ogni genere può essere che un pezzo fa riflettere, come no, e quelli che vanno di più sono quelli più, diciamo, cioè, cazzaroni, orecchiabili, che ti fottono la testa, che non ti fanno pensare, cioè io che odio la musica di merda, che non fa pensare, cioè i ritornelli martellanti, cioè se mi sveglio al mattino e malauguratamente accendo la radio e c'è quel ritornello mi martella in testa, no? Quindi non mi stupisco che anche nell'underground la canzone che è più dionisiaca e ha più un aspetto musicale o ripetitivo o comunque molto accentuato che colpisce prenda di più del testo magari complesso, dove per avere la pazienza di relazionare tutte le immagini che ci sono lì dentro e tutti i riferimenti ci vogliano 10 ascolti. È ovvio che poi c'è una massa che segue la cosa più semplice, però quella piccola massa lì che non segue la cosa più semplice ha una potenzialità che è 4 volte l'altra, perché l'altra appena sente qualcosa di più orecchiabile, per fare un esempio, qualcosa che lo prende di più, gira la testa, va di là. Quelli che hanno fatto la riflessione sono le persone che dopo 4 anni che non fai un disco, appena ne fai uno lo vogliono riascoltare, cioè ne vogliono ascoltare uno uscito. E noi, siamo stati zitti 2 anni quando mi ha fatto il film, non siamo usciti per 2 anni con album, quasi 3 anni con album, e siamo stati a fare riprese per 1 anno e mezzo. Abbiamo fatto poco un cazzo quando eravamo distrutti, che andavamo in giro a fare fattoni distrutti, e poco dopo perché ci voleva tempo per ripigliarsi e aver voglia di fare le cose fatte bene. Stiamo recuperando adesso, è da 8 mesi che facciamo concerti serratissimi, cioè quando abbiamo detto ritorniamo il giorno dopo abbiamo fatto 6 concerti e Vascio ha venduto 500 dischi in 1 mese e mezzo. Che per della gente indipendente che non suona da 4 anni è particolare, perché fanno tutti la gara a esserci ogni settimana. Quindi io mi sono fatto la domanda, cosa c'è lì sotto? E lì sotto secondo me c'è la gente che ha colto i lati profondi della nostra musica. Ci sono tutti quelli che si sfogano con i pezzi più dionisiaci, come quelli che invece leggono la critica più profonda che c'è nella nostra musica, sia come la tratto io sia come la tratta Vash, cioè. E ho una domanda banalissima, proprio 2 secondi, visto che parlavi di rock e via dicendo, tu
ripeti spesso nei tuoi pezzi che ascolti rock, e uno che io e lei non ti conosciamo come persona e via dicendo, sei uno, ma anche musicalmente via dicendo, che viene più dal rock che dal rap quasi. Sì, ma personalmente come esperienze sì, come ascolti anche dal rap. Però sì, la domanda è, da una parte perché perché quindi il rap e non il rock, ma così è banale. La domanda è, quello che stai dicendo adesso sul rap, su il feedback etico-politico e via dicendo degli ascoltatori, non sto dicendo che l'hardcore rap oggi sia quello che è stato il rock negli anni 60 e via dicendo, perché là c'è stato proprio un fenomeno globale anche gestito da determinate major e via dicendo, sì, ok? Sì, sì. Boh. Sì, 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 sono stati gruppi fighi, però onestamente. Sì, però, la gran massa è sempre massa appunto, esercitata da. E dall'altra parte però oggi c'è il rap, c'è un certo rap, c'è un certo hardcore e via dicendo, come negli anni 60 c'è stato un certo rock, quello di Woodstock e via dicendo, sì, e poi sì, c'è stato un altro rock sotterraneo e via dicendo. Sì. E questo è il parallelismo. E quindi la domanda non è, cioè, se c'è ancora possibilità per il rock. La domanda è, se il rap ha una possibilità, tu, e allora la faccio meglio, tu in un pezzo parli di un immobilismo che crea sì, immobilismo porta al nazismo, sì. Totalitarismo è modern, no, è in disire, sì, è in disire, la parte finale di disire. L'immobilismo porta nazismo, nazionalismo fisso, sì, del comando. Ok. E la domanda è, quando è che un pezzo rap, quando è che un movimento come quello underground rap e via dicendo, rischia, quando una danza rivoluzionaria come può essere l'hardcore rap inizia a immobilizzarsi e a essere invece quello che è stato il rock negli anni 60, è quello, cioè diciamo, non so se mi sono spiegato bene. No, ho capito. Inizia a immobilizzarsi come si mobilizza ogni arte, come si mobilizza ogni stile. Scusa, io sono molto, come dire, influenzato da quello che ho studiato. Io ho una definizione di stile che è il linguaggio artistico che va per la maggiore in un determinato tempo. Vediamo ad esempio nell'architettura, nell'arte, c'è stato il Rinascimento, poi c'è stato il Manierismo, poi c'è stato il Barocco, ed è stata una degenerazione dei caratteri del Classicismo. Cioè, il Classicismo è qualcosa che è avvenuto 2000 anni prima, 1000 anni prima. È arrivato qualcuno e ha detto, ciao, scaviamo e troviamo le strutture, ricostruiamolo, facciamo un business, guarda che bel linguaggio, rifacciamolo. Gli danno altri significati alle stesse immagini, agli stessi referenti fisici. Costruiscono una colonna classica, ma non è una colonna classica, è una colonna neoclassica, no? E ciò che definisce cos'è neoclassico cambia ogni volta che un grande artista porta un apporto artistico all'oggetto dell'arte, no? In quel momento lì nasce una nuova cifra stilistica di quello stile, no? E allora nasce un grande nome, no? E quindi c'è l'evoluzione di uno stile, finché lo stile diventa vecchio e muore, perché ormai lo stile si è così modificato che lo puoi chiamare manierismo dal neoclassicismo, no? E così è successo col barocco. La stessa cosa capita in musica, no? Ci sono questi cambiamenti da uno stile all'altro. Quando i rappresentanti di un certo stile hanno veramente la parola, hanno veramente peso in quello che dicono, nel momento in cui ancora si devono definire i canoni dello stile, quando ancora non è maturo, perché quando è maturo è il massimo della sua rigidità, ormai lo stile è diventato in posizione di un'elite, e quindi che sia delle classi alte, come può essere l'arte dei palazzi, o può essere una cosa delle classi medio-basse, come può essere la musica, che una volta era delle classi medio-alte, cioè l'arte subisce i trend,
come si chiamano oggi, che una volta si chiamavano correnti. E quando sei all'inizio, stai definendo qualcosa, proprio per la propria natura del processo artistico c'è quella vitalità dell'hardcore che dicevo l'altra volta. Quando una cosa diventa stile, si fissa e perde le sue possibilità, perché diventa istituzione. E lì, quando è istituzione, non c'è possibilità di cambiamento, perché per denominazione stessa della parola istituzione, l'istituzione è una cosa fatta per durare. E quindi il momento vitale di cambiamento è tutto nel momento generativo del movimento, fino alla definizione dello stile, e questo in tutte le arti, compreso nella musica. Quindi noi siamo ben oltre quello, per questo che l'underground è forte, perché se ne fotte del fatto che il trend generale abbia determinato lo stile del momento, continua ad avere quella vitalità, perché continua a ridiscutere delle basi di sé, ed è ridiscutere delle basi e il fatto che può dare... Ma questo lo fa l'underground o lo fa Felce in quanto persona, Vashish in quanto persona, Ozone in quanto persona? Lo fa in continuazione. O c'è proprio una corrente che... Secondo me l'underground lo fa in continuazione, però bisogna capire quanto lo fa volutamente e quanto lo fa inconsciamente. Perché c'è un sacco di gente nell'underground che si reinventa perché comunque tenta di farsi vedere. C'è gente che si reinventa perché invece si fa delle domande etiche. E non lo puoi scoprire così dal primo ascolto che fai di questa persona, cioè... Anche perché la persona, anche lei, non è detto che sia cosciente di sto fatto, ognuno fa musica per i suoi motivi e ha il suo livello di comprensione. Cioè, io dico che io mi rimetto in gioco, cambio i miei linguaggi, cambio le mie tematiche e provo a fare altro, pur mantenendo la mia identità, per il semplice motivo che provo a ridiscutermi. E penso che sia la fiamma dell'arte, perché non credo negli stilismi. Però, visto che il mondo fondamentalmente invece è stilistico, perché oltre a stilizzare bisogna seguire stili, perché sennò non impone pensieri predominanti alle persone, e piegandomi questo ragionamento ho fatto il ragionamento di poco prima. E tanta gente in quell'ambito lì, la ricerca che fa è semplicemente rendersi più appetibile, o rendersi più ascoltabile, o essere al passo, confrontarsi con una determinata scena. Ad esempio, puntare più sull'elettronica piuttosto che sul campione nel fare basi è una scelta che ti dice anche noi che siamo nell'underground, ammettiamo il fatto che al giorno d'oggi non si facciano più pezzi rap con quei campioni, ma si cerchi di inserire la vera musica all'interno del rap, che è sempre stata la musica fatta da chi voleva fare la musica con poco. Cioè, ai tempi di metà anni 90 c'era gente che batteva su un tavolo e rappava e saltavano fuori dei pezzi paurosi. Però ovvio non li potevi registrare e vendere, però quelli erano artisti. E uno che magari invece mi fa un pezzo con un beat molto elaborato, però poi magari non ha un rappato di qualità, può non essere un artista. Questo nell'underground non c'è, perché secondo me nell'underground è pieno di gente che fa delle scelte di cuore. Però non puoi mai dire perché uno cambia, quindi io non ti so dire la percentuale del quanto è cosciente cambiamento che c'è nell'underground e quanto questo incide nel mettere consapevolezza del voler cambiare degli altri, quindi quanto sia politico e decisionale. Io so che io faccio così e a modo suo il mio collega fa una cosa molto simile, Vash, quelli con cui collaboro a modo loro fanno una cosa molto simile, cioè non vedo un cambiamento negativo in nessuno di quelli che rispetto nell'underground che frequento, quelli che non rispetto perché magari non li ho ancora conosciuti e non li frequento, ma quelli che ho sentito che non mi danno questa impressione non li ascolto, ce ne sono pochi nell'underground, cioè secondo me ne vale la pena accostare, perché quella vitalità non è finita, cioè finirà il momento stesso... moriremo forse, perché gente che è fatta così continua a essere così, però, perché non getta la spugna. Però dato questo stato di cose, non prenderla come una, che è davvero una domanda che io e lei di solito, cioè, ci occupiamo di cinema e via dicendo, quindi ti ripeto, siamo fuori da, non abbiamo amici nell'underground o nel coso bla bla bla, quindi non conosciamo proprio. Gli unici concerti rap che abbiamo visto sono i vostri, le due serate ultime di Survivor, Hardcore. E... Però vedo che, ad esempio, si mettono, può sembrare una domanda banale, probabilmente lo è, che
No, beh, ma non ti preoccupare, non sono un genio, anzi, come vedi, cerco di arrabattarmi con parole semplici, ma sono abbastanza complesse le cose, voglio dire, no, non è sì, facile trasmetterle, davvero. Che si cerca sempre di mettere, allora c'è un underground e poi banalmente, non lo so, si mette il video su YouTube. E alcuni video di rap underground, hardcore, fanno anche discrete visualizzazioni. Parliamo anche di 30.000 visualizzazioni, sì, dicendo. Sì, sì. E anche di più, sì. Non voglio dire che questo sia ipocrita, sto dicendo, non c'è anche qua una politica, visto che c'è l'autoproduzione, nei dischi, le cose, via dicendo, il fondarete, via dicendo, non c'è anche un modo per l'underground, per, tra virgolette, emergere, ma non nel senso di arrivare a essere non più underground, ma per essere senza dover, senza utilizzare canali istituzionali, cioè, perché la critica all'istituzione è forte. Sì, 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 sì. Non so se... I modi per farsi vedere senza canali istituzionali è molto dura. Cioè, più che istituzionali, ormai tanti canali sono quelli di internet. E YouTube ormai, cioè una volta mi viene in mente, negli anni 60 e via dicendo, c'erano quelli di Lotta Continua, bla bla, che mettevano a gratis, andavano a Feltrinelli, mettevano a gratis il loro libro tra i libri della Feltrinelli, cioè, sì, per sì, dire. Sì, è così, è molto dura. Così è molto dura. Vabbè, c'è da dire una cosa. Fare musica è parecchio costoso ultimamente, cioè quando ho iniziato io il primo disco che ho fatto sono andato da un amico e perché era un amico mi è costato 1500 euro, perché abbiamo perso una roba tipo 150 ore in studio e 30 ore tra mix e master, e lui lavorava e gli ho detto senti, prenditi del tempo, te li pago io, no? E lui mi ha fatto un prezzino proprio così e sono arrivato a spendere quella cifra lì. Quindi io penso che chi fa i dischi a un certo livello spenda un tot, no? Ma a un certo livello anche non per forza mainstream, perché ormai anche in underground si ascoltano certe cose di un livello molto commerciale. E credo che la gente dica ok, faccio sta cosa e faccia il ragionamento medio, però se voglio continuare a farla non è che ho sempre i soldi da parte, devo ritornare su con quelli e poi rifarli, allora cosa fanno? Vendono i dischi e il guadagno, sì, perché il guadagno che tanti fanno non li manda avanti. Alcuni invece ci guadagnano, ci stanno bene, e ci stanno bene, continuano, possono non lavorare come faccio io ad esempio. Quello che dico è che la forma del, come dire, completamente genuina del lasciarsi coinvolgere dalle situazioni e pubblicizzarsi semplicemente come io sono qua, dai, faccio questo, lo faccio e lo faccio gratis e lo faccio per il piacere. Guarda che ce n'è tanta di gente che lo fa, però tutta la scena non ha questo, assieme non la vedi sotto questo punto di vista. Ad esempio, noi facciamo una serata, siamo in 5 gruppi, quasi da tutte le parti pagano il headliner, quello che apre l'headliner, e gli altri tre sono volontari che vengono per la passione di suonare. Ma è ovvio che quelli vogliono farsi vedere, come è ovvio che vogliono farlo per la passione di suonare. Perché se sono lì e vorrebbero solo farsi vedere, se volessero farsi vedere basta, non vorrebbero da me, cercherebbero qualcuno di più grosso. Se volessero suonare per farsi vedere, non so, cerchi ogni occasione per suonare, no? Per dire guarda valgo, guarda, cioè io non sono così, quindi io ipotizzo. E vedo quando faccio le serate, perché poi io nell'underground del rap sono entrato e ho fatto da subito la prima serata pagata, cioè quindi non vi so dire com'è. Però quando noi suoniamo in giro, cioè, al contrario del rock, ho fatto 15 anni non pagato a suonare in giro, fare metal, black metal, death metal, thrash metal, non cagava nessuno, gratis. Su 15 anni, 10 anni.
Poi ho fatto il rap e da qui la scelta di fare il rap, perché oltre a divertirmi guadagnavo qualcosina. No, beh, potevo dire più apertamente le cose, adesso faccio una parentesi poi recupero il discorso. Potevo dire più apertamente quello che volevo perché la forma era discorsiva. La gente era più aperta ad ascoltarlo perché piuttosto di ascoltare la melodia mi ascoltava il senso, perché la maggior parte della gente che ascoltava il rock ascoltava pezzi in inglese e non sapeva neanche che cazzo dicevano. Quindi ho creduto e che poi rap... è molto più puoi mettere molti più concetti dentro un testo rap che in un rock. Bravo. Cioè, per via, è il motivo per cui noi ci siamo approcciati al coso, Geno. Per struttura metrica è la cosa che c'è più vicino alla possibilità di esporre un manifesto. Cioè. È la cosa più simile che c'è, anche proprio quantitativi di parole che contiene un manifesto. Cioè potreste calare dentro un pezzo di due strofe un manifesto. Cioè, quindi c'è da dire che io ho fatto delle scelte per la prima volta molto opportunistiche con rap, cioè ho una platea che mi ascolta più attentamente, posso esprimere meglio quello che dico, lo faccio meglio che farlo nel rock, perché scrivevo meglio la musica ma scrivevo poco bene i testi, secondo me nel rock non ero portato, non sentivo parte di me, e alla fine è successo che ho approcciato sto genere. Quindi da subito ho iniziato a suonare con Vash. E il primo concerto che abbiamo fatto pagato così per una miseria, abbiamo preso 100 euro. Però poi abbiamo iniziato a fare da subito concerti con qualche introito e quindi io, tenendomi il mio lavoro, ho detto ciao, dai, prendo sui soldi, faccio su un secondo disco. E con quelli ho fatto su un secondo disco. Poi vabbè, vicissitudini e robe varie, abbiamo fatto robe di Funeralopolis, ho continuato a frequentare un po' la scena, ma abbiamo sempre mantenuto quello standard di posti medi, non abbiamo mai fatto il botto di andare negli stadi, capito? Però abbiamo sempre suonato con la media. Sì, anche perché negli stadi pagati. Ci Vasco Rossi in Italia. Esatto, non so neanche se mi interesserebbe, però dico è un'esperienza, ma siamo sempre al solito medio e mi va benissimo così. Ecco, durante gli anni, e qui ritorno al discorso di prima, ho visto un sacco di gente suonare gratis come facevo io quando suonavo nel metal. Quindi penso che a parità di quello che ho visto nel mondo metal ci sia tanta gente che non lo fa perché vuole apparire per guadagnare, non vuole passare dal rap per finire a fare il trapper che va in TV, cioè per dire. Credo che ci sia ancora questa scintilla molto onesta, soprattutto tra quelli che si fanno tutto lo sbattito di farsi la gavetta da freestyler perché gli interessa davvero l'hip hop, lì ho incontrato tanta gente vera, però anche lì le persone sono fatte, nascono con un carattere e vengono da un ambiente, non è una cultura. La cultura ti può unificare per tanti motivi, però alla fine ognuno ha il suo piccolo mondo, il suo piccolo pezzo di terra da cui viene, quindi non posso parlare per tutti. Che ci sia un sistema underground la vedo dura. C'è un sistema che sorregge l'underground, c'è un insieme di persone che ascoltano quelle cose. Ognuno pensa a modo suo. Vedo piccoli gruppetti come quando si è a scuola e si entra in classe e ci sono i gruppi di 5 per volta che si parlano, si vogliono bene, condividono le idee, ma il grosso gruppo dell'underground non lo vedo ancora. No, quindi, la domanda però appunto era, cioè, noi te la facciamo? Dipende da quello, secondo me l'incisività dipende da quanto si è compatti nell'interpretare un fenomeno. Sì, no. E credo che non ci sia quella compattezza lì nell'underground ed è un peccato. Si può creare, tramite le serate, tramite gli eventi. E non è un rischio. Come? Cioè non è un rischio. Creare la compattezza? Cioè, è creare sì, se crei il plotone di persone che pensano uguali, sì. E crea un plotone, crea un esercito, non è più una danza, è una marcia militare. Ecco, sì, cioè. Esatto, se crei quello sì, ma se crei davvero il dibattito onesto, che forse non c'era neanche nella prima internazionale, però se c'è tra le persone che non hanno coscienza di quello, cioè se tu non vai lì con la coscienza di volerlo fare il dibattito, ma di voler dire la tua, tu non vai lì col discorso di imporre un dibattito. Sì, no, ok. Quindi io spero che quella dimensione proprio poi coglierò il momento in cui esisterà e mi ficcherò lì e dirò cazzo che bello, succede. Cioè, quella è una speranza che ho. Quindi no, sì. Già, la domanda era non perché... esiste al giorno d'oggi, ma potrebbe esserci un confronto più forte, più come dire, una riflessione più globale all'interno del mondo dell'hardcore. Adesso è a casa sua, è bene che ognuno sta già pensando di per sé ai temi che sono trattati nell'hardcore, quindi un qualcosa di ritorno c'è. Non tutti vanno solo ai rave a dire sono contro la società e alla fine ci rientrano in pieno seguendo quei cliché. Cioè, no, sì, anche perché poi quelli che fanno quei testi là sono le checche dell'hardcore.
No, sì, la domanda era perché, cioè, nel cinema invece è proprio il contrario, cioè c'è il cinema indipendente, ma è finto indipendente, cioè c'è proprio tutta un'industria del cinema indipendente, cioè ed è bello questo cinema hardcore, però è interessante che tu dica, poi ritorniamo al coso, che tu il primo live l'hai fatto con Bashish. Il primo live nel rap l'ho fatto con Vasci, cioè, il primo live in assoluto l'ho fatto 10 anni e mezzo, sono andato a fine smetter nei Metallica, che è stato il primo pezzo che ho imparato dall'inizio alla fine, suonavo 6 ore al giorno per cercare di fare quel cazzo di pezzo, perché suonavo da 8 mesi e cioè ero un cane, e un cane sì, per fare, cioè abbiamo fatto mezzo a solo a testa, fate, è entrato il maestro a metà perché non potevo farlo, lo scambio veloce. Però porca troia, cioè 10 anni e mezzo, suonano davanti a 500 persone e mi ha fatto piacere. E sono passati 24 anni, quindi non è con Vasci la prima volta che ho suonato. No, però... sì, no, dicevo col rap. Sì, cioè è interessante. Col rap sì. Io e lui, cioè, siamo stati su vari palchi con vari microfoni a sfidarci, quindi ho fatto più palchi prima di suonare un vero live rap, ma si parla di una ventina, trentina di palchi, 10 anni prima di dire, ok, no, 10 anni prima, 5 anni prima di dire faccio un disco. Poi ho fatto un disco e da lì ho fatto un palco 2 mesi dopo. E però, sì, da cioè, lì... è importante almeno... 2010. Però è importante, secondo, cioè è importante, è interessante che... i primi live, anche adesso quando noi ti abbiamo visto sia a Bologna che cosa, eri con Vashish, cioè che c'è sempre, vedo anche Ozone la stessa cosa, io non ho mai visto Ozone da solo, l'ho visto sempre con Inertus, che ci sia questa necessità dell'incontro nel rap, che non è il gruppo, cioè non è il gruppo cosa, cioè, ed è una cosa che non accade molto spesso nelle altre arti, penso ad esempio al cinema, dove comunque anche nel cinema underground indipendente c'è il regista, c'è Ferri, c'è cose, sì, via dicendo. Sì, sì. E mentre qua c'è c'è un atto generativo che quello è personale, come in ogni arte, cioè io penso che il regista, come il pittore, come lo scultore, come lo scrittore, come chi scrive un testo rap, sia artista da solo nella sua intimità quando produce. Quando performa, l'artista che fa la scultura performa magari nella sua solitudine o con i suoi, come dire, tante cose di Michelangelo non le ha fatte da solo, Michelangelo le ha fatte con i suoi scalpellini. Poi ovviamente lui era capomastro ed è l'opera di Michelangelo, quindi anche lo scultore in realtà lavorava da solo, però poi l'opera viene attribuita a Michelangelo, come succede agli architetti moderni ad esempio. E tante volte quando suona Jovanotti uguale, ha dietro un'orchestra di 15 persone però suona Jovanotti. Noi nell'underground invece siamo tutti dei Jovanotti, anche se siamo vecchi, no, siamo tutti delle persone molto, cioè, terra terra, che fanno la loro roba e ci si dà una mano, e fortunatamente secondo me è almeno il livello più palese di ciò che è genuino in underground, cioè che è pieno di gente che c'ha voglia di fare, quindi se io voglio fare delle robe e te le faccio ascoltare è difficile che in underground trovo lo stronzo che non ci dà neanche un'ascoltata, e quindi cioè uno si ascolta l'altro, poi nasce la serata dove ti tiro in mezzo, e quindi c'è tutto un mutuo supporto che alla fine è un po' il sale di certe robe dell'underground, perché è stato raro che nell'underground vedessi gente che si vuole, cioè, che si vuole distinguere, si sente Dio in terra contemporaneamente, cioè che non dà una mano a nessuno e si sente solo meritevole. Io vedo che tutti lo fanno spontaneamente, darsi un po' di mano, poi a casa loro cosa pensano non lo so. Però io credo che l'underground si distingua, quando parlavo l'altra volta della scintilla che c'è nell'underground, è proprio questa forma associativa che non è da centro sociale, da chi va mercoledì sera a dibattere sui temi, però è cioè, molto 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 disponibile, più vicino a una forma così attiva che a un ok, ci sono solo perché suono io, capito? Che in tanti altri generi è così, cioè
anche nel metal. Il metal, quando lo suonavo io, era proprio sfruttare i gruppetti per far entrare gente nei pub sfigati, e la gente chiamava i gruppi di apertura perché non chiedevano niente, quindi l'unico motivo era quello lì becero, cioè di risparmiamo tutto. Ma invece c'è rispetto, si chiama gente perché uno rispetta l'altro, rispetta quello che fa, gli si dà una mano, non riesce a muoverti, ti si dà una mano per il rimborso spese, roba così. Cioè, e poi piano piano, sempre più su, si vede che qualcuno sta anche investendo in questo ambito qua, se no non suonerebbe in giro. E che non ti so dire una cosa globale, perché io non sono né uno stratega né uno che comunque conosce tutti, però ti assicuro che in giro è tragico, e vedere che c'è un ambiente dove ancora c'è gente che crede l'uno nell'altro, io sono felice, e certe cose a me dell'underground mi fanno credere questo. Quindi ci sto bene, continuo così. E tornando, visto che parlavi all'inizio, tornando ai tuoi testi, e visto che all'inizio parlavi di che ognuno in sé è un artista e via dicendo, bla bla, quando scrive il pezzo, quando progetta cose e via dicendo. E al di là della violenza nei testi e via dicendo, c'è sempre uno scambio con l'interlocutore, che prima abbiamo detto essere quello dell'ultimo pezzo e via dicendo, del spronare a riflettere, non dare un ascolto e via, detto in maniera brutale, no? Sì. E dall'altra parte però c'è sempre il sia in te sia in Bashish che in KO e via dicendo, c'è sempre questo riferimento a un tu che si minaccia. Il nemico immaginario del rap. La domanda è chi è questo? No, cioè non è la domanda chi è questo tu, però. Io lo chiamo il nemico immaginario del rap. È una vecchia tradizione che c'era già nel rap di prima fondazione, non solo in Italia, ma anche. Boh, io credo, cioè come la interpreto io, che ci sia un tu ideale contro cui tutti si scagliano, no? E cioè con cui ognuno si scaglia, con il suo proprio rapporto con quel tu personale, no? Che è tutto il contrario di quello che tu credi di essere. Poi bisogna aprire anche delle parentesi, che è difficile, perché poi c'è una corrente di pensiero che dice che le persone odiano negli altri tutti i riflessi di sé, quindi è difficile definire se tu stai definendo quel tu che alla fine sei te stesso o sei un'altra persona. Però c'è quel tu ideale a cui tu scarichi addosso davvero tutto quello che vedi di male. E nel mettere assieme tutti i testi dei rapper esistenti immaginabili, prima o poi troverai dei testi dove ci sarà questo tu immaginario quando tu ti scagli. E guarda, io che sono completamente antisociale, tanto che davvero vivo la mia vita quasi completamente da solo, cioè il mio tu è una società, è un tipo di società che non mi rappresenta. Però ognuno ha il suo tu, che può essere il mercato della musica, che può essere quello che non riconosce i valori in cui vivo io, cioè con cui vivo io. Cioè, ognuno ha il suo tu. Però io penso che quel tu sia fondamentale per ognuno, perché sennò non lo direbbero tutti. Cioè, tutti quanti alla fine hanno questo tu. Cioè, prima o poi un rapper ce l'ha quel testo dove fa la barra e poi c'è la punchline con tu invece e gli scarichi addosso la merda. In quel senso lì io credo che tutti quanti noi stiamo facendo una dichiarazione, come dicevo prima, di identità, cioè di prendere le distanze da tutto quello che non ci rappresenta, e quella è una cosa politica. Il fatto che bisogna cercare di non scadere nel pezzo che continua ad andare contro tutti e tutto, soltanto per fare sensazionalismo di andare contro qualcosa, e ci sono anche sti pezzi. Però il tuo ideale, secondo me, è un tipo di società, per quanto è la mia lettura, è un tipo di società che tu non vuoi, e quindi te la prendi con il classico esempio rappresentante di questa società, cioè la figura media, lo stereotipo di questa società, tutti ci dai contro. E ad esempio, in questi tempi, mi dispiace dirlo, ma
tanta trap italiana si rifà dei cliché che fanno comodo a determinata industria, e quella lì rispecchia in pieno, e va perché rispecchia in pieno la società di sto tempo. Tanti artisti dicono che l'artista è l'interprete della società dei suoi giorni, e quindi un trapper è un artista secondo quella definizione. Perché? Perché parla di quello che interessa la società di questi giorni: fare soldi, andare a puttana e spendere soldi e comprare bene. Comprare bene significa comprare costoso e far vedere che hai. Cioè, e i trapper che ostentano questa cosa vanno, perché sono interpreti, voci principali di quello che è lo spirito del tempo, lo zeitgeist, no? E porca troia, non fila? Sì che fila. A questo punto è l'underground che è contro tendenza. Contro cosa? Contro quel tu, per quello che riguarda me. Cioè, quello lì è il tu che in un testo ipotetico potrei citare per usarlo come simbolo di una società che non mi rappresenta. Quindi è quello che dico, quel tuo ipotetico di tutti i testi rappresentano questa grande chiave di lettura dal mio punto di vista. E quando ascolto un altro artista, a me viene a pensare che anche lui in qualche modo abbia dentro, anche in altri termini, pensi queste cose, insomma. Ok, limite mio, che anch'io, no, 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 sì, dico cose un po' strane. No, 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 le capisco, questo limite mio, che anch'io arrivo da, perché i miei o ascoltavano i cantautori o ascoltavano rock anni 60. Meno male che ascoltavano i cantautori. No, no, perché di Dio, ci mancherebbe altro, Guccini per me, io sono cresciuto a pane Guccini, per cui... Sì, lui lo trovo un po' pedante, però almeno c'è nel contenuto. È tipo il nonno che ti racconta le cose. È tipo il nonno, esatto. Preferivo certe cose un po' dell'estetica di De André, se fosse stato un po' più essenza, un po' meno estetica, però ci sono delle cose che di De André mi hanno un po' deluso, quindi parlo dell'estetica di De André. A me De André è sempre sicuro, come persona. No, lo so, appunto è l'estetica che apprezzo, come persona un po', per quel che so, non è che... Preferisco dire la lunga Lolli o Roberto, vabbè, comunque... Sì, preferisco Tenco. Sì, Tenco. tendo comunque è questo il mio background, il nostro background invece, però anche parlandone con la Rusa e dicendo, e anche ascoltando fondamentalmente, ti ripeto, te, Nertus, cioè poca cosa al core, a noi sembra che i tuoi due dischi siano fondamentalmente dei concept album, che non siano, cioè, canzoni sparpagliate così e via dicendo, ma che ci sia un concetto sotto. E quindi la domanda, di nuovo, può sembrare, magari lo è, banale, però dato questo tuo e via dicendo, c'è poi Lullaby, Poison Lullaby, e dove si inserisce quel disco che è tra quella, discutevamo prima, forse è il tuo pezzo migliore assieme a Teorema Empirico, cioè se la giocano. E dove si inserisce quel discorso lì, molto lirico, nel senso lirico dell'io, all'interno di questa, di quest'altro discorso del tu, della critica sociale del nemico e via dicendo. Ecco, perché sembra quasi alieno quel pezzo lì in... Sì, in realtà Poison Lullaby è un pezzo particolare, perché tratta la cosa da... Allora, io ho scritto quel pezzo in un determinato stato emotivo e in un determinato periodo in cui io descrivevo la persona, in un momento in cui sembrava quasi abbandonata e quasi innamorata della cosa che stava in realtà combattendo. C'è da leggerci questa cosa qui, è un viaggio parallelo tra il vedersi come... C'è un tema di fondo che è l'amore come dipendenza e la dipendenza come amore in quel pezzo. E c'è un altro tema di fondo che è la ricerca della propria indipendenza all'interno di questo smarrimento. Cioè, questo è quello che io ho vissuto quando stavo in quel periodo che scrivo quel testo. E
Al momento non ti so fare delle citazioni precise e puntuali, perché da un sacco che quello lì non lo canto dal vivo. Sì, infatti pensavamo di l'hai fatto a Bologna. No, non ho fatto quei pezzi dal vivo perché quelli sono tra i più profondi e noto che quelle cose lì è meglio che le comunico poi ognuno in nessun momento se le ascolta, perché dal vivo vogliono tutti ascoltare delle robe per saltare, ascoltare musica pompata, divertirsi, e le robe un po' più introspettive porto giusto un paio di pezzi, tipo ne porto sempre 9-10 e ne porto molto, molto introspettivi 2, un po' più banger, un po' più spacconi, dove facciamo le robe con Vascio sull'horrorcore, ne porto di più. Ecco, lì è dura, c'è una dualità in quel pezzo lì, ed è per questo che non è chiaro secondo me nella sua interpretazione, perché cerca di esporre proprio questo smarrimento, questo modo di essere, di non saper prendere completamente la posizione contro quello contro cui si combatte e rischiare di esserne sedotti. Alla fine rendersi conto anche di sta cosa, quel pezzo, cioè che andare contro un qualcosa in maniera così forte diventi come Zenigata con Lupin, avete presente? Zenigata quando aveva arrestato Lupin era sempre tristissimo, non c'aveva più un cazzo da fare, no? Quindi non bisogna mai elevare il contro solo per l'anti, perché l'anti è uguale a quello che stai criticando, è semplicemente un porre ignorantemente dei limiti davanti a dei limiti. Quindi se voglio fare il riassunto di quel pezzo, tutta l'ambiguità porta a cercare di riflettere su questo aspetto, di non cercare di identificarsi con quello che vuoi espellere, cioè quello è quello che vuoi cancellare, quello è qualcosa che ti sarà sempre necessario con cui confrontarti, e in quel pezzo c'è tutta un'oscillazione tra attaccarsi e distaccarsi a quello che è l'oggetto della tua critica, no? E quindi quel pezzo tratta più che altro di questo. Io vedo che in amore questa cosa succede molto spesso come relazione, almeno ho avuto un po' di relazioni in vita mia, e arrivi sempre al punto in cui sei un tot dipendente da qualcosa che sai che ti fa male, e quindi devi capire che distanze prendere per essere veramente oggettivo su te stesso, sulla tua vita, le possibilità della tua vita, le possibilità con quest'altro oggetto del tuo amore o del tuo disaccordo. E quindi quel pezzo lì parla un po' di questo rapporto qua. Non so, non è per niente palese, ci vogliono davvero due o tre passaggi per arrivare dalle parole lì scritte a questo ragionamento, però già che hai colto il fatto che sia anche contraddittorio, comunque non espresso in maniera chiara, ma che dentro ci sia, cioè, della profondità, io credo che abbia trasmesso, che abbia dato una mano a riflettere. No, ma non contraddittorio nel senso... Nella maniera negativa del negativo, cioè negativo che deve essere messo al lavoro per mantenersi tale e non diventare positivo. No, ho capito. Sì, è un ragionamento del genere. Poi sì, quel pezzo lì è davvero molto particolare, magari sarebbe meglio fornirsi una parafrasi, però sì, quello che ho detto è... Ma non per... senza offesa di nessuno, cioè ognuno ha passione nelle parole fino a un tot. A me, io quando incontro una parola nuova, cioè sto lì e le vedo e cerco di capire i vari livelli con cui la posso usare, quindi scrivo delle robe che ogni tanto sono così stralunate che le capisco solo io, lo so, però fa parte del gioco ed è una scelta che ho fatto. Adesso ho fatto robe molto più comprensibili, molto più su ci fermiamo secondo terzo piano, non andiamo oltre come lettura. Però diciamo che sono andato a qualche roba hardcore, qualche roba molto street e a delle robe stralunate a modo mio, quindi ci sarà un po' di tutto, perché insomma mi piace suonare anche cose un po' più, come dire, che mi sfogo anch'io. Cioè, i pezzi di Vascio mi piacciono anche tanto, i suoi, perché davvero sono cinematografici, nel senso che sono così diretti che tante volte ti rimangono in testa, nonostante magari il lessico particolare o il fatto che siano molto contratti come tempi, cioè siano molto incalzati. Perché? Perché è molto bravo a costruire la scena, quindi tu ti crei una sorta di scena mentale in tanti pezzi, quindi funziona, è evocativo.
E anch'io ho tratto alcune cose come lui ha tratto alcune cose da me, si sente nel come usa la metrica, nel lessico, nelle immagini, e possiamo solo fare di meglio da quello che è uscito adesso in poi, perché già ci sono delle cose interessanti. Quindi, anzi, oggi quando torno a casa, dopo che vi ho salutato, devo andare a finire di montare il video che devo far uscire stasera. Vasce a suonare in questo momento, cioè stasera farà 2 o 3 pezzi in un festival e poi ci beccheremo e continueremo. Però minchia, ce n'è di roba da far uscire e quindi ci sarebbero un sacco di altre domande che si apriranno dopo i prossimi pezzi. Beh, magari sì, cioè ogni canzone, pezzo è... Sì, se ci tieni a quello che scrivi, ogni pezzo dovrebbe aprire delle nuove tematiche, è così. Però poi succedono quei cliché secondo cui uno dice ok, questo pezzo è piaciuto e tanti si rimasticano le solite cose. Sì. E non voglio fare il nome di tanta gente uscita anche per l'underground. Che sì. È tradimento, non è che l'ha fatto solo Fabri Fibra, è tradimento. No, beh. Lui almeno l'ha fatto per i soldi. C'è gente che lo fa e che è ancora nell'underground. Vabbè, no, io sono fuori dai giri perché non mi piace stare nei giri, io ho i miei giri, però sì, cioè ci sono infiltrati ovunque, quello sì, sì. Peggio però... della Digos. Ma mica boh, davvero, sembra che sono moltiplicati i telefilm dagli anni 80, la gente non aveva bisogno dei telefilm in TV, tanto se li fa nella vita, cazzo, cioè, non lo so. Vai al lavoro ci sono gli infiltrati, cazzo, esci nelle compagnie pure. Però, visto che parlavi di cinema e via dicendo, io trovo che ci sia, ecco, questo secondo me è un cliché nell'underground. Il fatto di reiterare certi stereotipi, tu ne esci con Corinne, come cazzo si chiama, e che ha fatto che quel film è bello, Gummo, è bello. Sì, sì, sì. Trash Humpers e Gummo secondo me sono gli unici belli di Corinne. Poi le ultime cose che ha fatto, poveretto. Cioè, ha cercato anche lui un po' di sensazionismo. Gli ultimi li ha fatti a Venezia, comunque vabbè. Però c'è poi questa ripetizione dei Bava, dei Fulci, dei cosi e via dicendo. E che non lo so, è quasi un peccato perché non è underground, cioè c'era una macchina cinematografica dietro. Sì. Cioè, giusto tra parentesi. Sì, guarda, sui film ne sa di più mio compare. Io devo dire, apprezzo la scelta comunque di Fulci, perché lui ha fatto altri film dopo, quando gli è andato i budget che ha sfruttato tipo in Zombie 2 e in sti film qua, ha comunque scelto di inscenare un'estetica che era quella dei B-movie che ha fatto all'inizio con i budget più bassi. Quindi Lucio Fulci devo dire che secondo me... Però sono sempre pattinati i suoi B-movie, non trovi, no? Ma alcune cose sì, però io quello che proprio non riesco ad apprezzare è certo cinema di Dario Argento dopo un X, appunto. Cioè quello proprio sì. Però Lucio Fulci secondo me, insomma, nell'arco della sua vita bisogna sempre capire che una persona fa una vita all'interno della realtà e all'interno della realtà in cui ha vissuto ha avuto delle scelte coraggiose. Quindi, cioè, valutando che comunque è uno che ha vissuto non male, non snobatissimo, ma certo non è diventato il re che poteva diventare scegliendo di continuare a fare le cose che gli interessavano, io gli ho sempre portato un certo rispetto. Piuttosto trovo inconcludenti certe pellicole sono fatte magari solo per ricelebrare la tipologia di tematica o ricelebrare il suo modo di giocare. Sì, quando mastichi te stesso, c'è la ripetizione della ripetizione che alcune sei. Alcune sono proprio esattamente fatte per quello, ma anche lì è da leggere nella dimensione storica del prodotto che ha fatto. Cioè, da questo punto di vista è diventato più artistico e più creativo un Gio D'Amato che si è messo a fare i porno horror, cioè, però per dire un linguaggio che per me è scriteriato e io porno horror ne ricordo un paio divertenti, nel senso che erano fatti bene cinematograficamente, però e poi sono scaduti anche quelli nell'essere un fenomenone, cioè bisogna capire che l'ha fatto la ricerca Lee Roth, dell'eccesso per cui... c'è una certa ricerca anche dell'eccesso che è stata, come dire,
un marchio di certe cose, la ricerca dello scandalo su altre, la ricerca della fama su altre. Fucci secondo me è stato degno su tante prove, per questo poi vale la pena essere fieri di citarlo come un bel esempio italiano. Però sì, appunto, io nei miei pezzi non faccio la pura retorica dei film horror. Anche quando mi immagino una scena truce e la metto in un pezzo horrorcore, è sempre una scena truce che viene dalla mia mente, non è mai una citazione diretta a un film. Questa è una scelta diversa, ad esempio, che fa Vascio. Vascio fa sempre citazioni dirette a film, magari piuttosto le copre. A parte che anche lui cita quello che poi ha fatto la roba con Benning. E anche lui cita un regista che aveva fatto quella cosa un po' underground. Dai cazzo, quello che ha fatto la roba con Benning, il cartone animato. Vabbè, cita sto regista qua. Non mi ricordo il nome. Va bene, non è un problema. Tu hai domande? Perché io no. No, ragazzi, ho giusto due cose da dirvi e basta. Anch'io avevo l'ultima domanda poi. Ah no, dimmi, no, io ho giusto queste due cose qua da dirvi riguardo del passato, perché a pensarci bene, dall'altra parte c'è qualcosa di salvabile, se lo volete prendere, un altro video. Quindi se volete proseguire facciamo l'ultima domanda. Ah sì, l'ultima domanda è forse la più banale di tutte. Ah, ok. L'ho detto, non sono mica. Però ne abbiamo fatte tante, per cui visto che c'è un noi ci siamo fondamentalmente approcciati all'underground, all'hardcore rap, con una certa idea soprattutto cinematografica, ma di resistenza, di cinema che resistesse e che esistesse perché fosse una resistenza. E anche quando parli del nemico immaginario, quando soprattutto secondo me in testi dove sì, non sono horrorcore, tipo soprattutto in Teorema Empirico, e c'è quest'idea che per detta molto banalmente, per esistere bisogna resistere, via dicendo. E il punto fondamentale qual è? È non resistere a cosa, perché ti ripeto, come in Lullaby, sembra quasi che bisogna resistere prima di tutto, prima che alla società, a se stessi. Però viene quasi da domandarsi, no, se c'è un punto in cui non si deve smettere, o se si smette perché, e soprattutto se non c'è proprio un rischio. L'ultima volta si parlava del limite, e questa cosa del limite che l'altra volta l'hai detta molto bene, c'è il rischio sempre di abitare il margine. Deleuze diceva è nell'interstizio che si produce il pensiero, però cioè poi andare sempre al limite per esistere, per produrre nuove cose, anche per esistere, via dicendo. Si produce qualcosa e via dicendo, si è tutto quello che vuoi, però arrivare, diciamo, a ubriacarsi di un bicchiere d'acqua anziché distruggersi, non dico col vino, però distruggersi facendosi il fegato amaro con la società e via dicendo. Cioè, non la sto mettendo bene, però spero che tu abbia capito, perché porta qualcosa, dici. Cioè, da una parte c'è il rischio, dall'altra parte cioè non so se mi sono spiegato bene. Stavo pensando che cioè, perché sembra quasi che la resistenza cioè sia solamente nei confronti di noi stessi, anche per come la metti tu, da come la capiamo noi dai tuoi testi, non da come la metti tu, da come noi intendiamo i tuoi testi, sembra che sia nei confronti della propria persona. Secondo me in fin dei conti il tema fondamentale è quello, e non solo perché la definizione che la società è un insieme di individui, perché la società ha dimostrato più di una volta che quando è un individuo
ha una testa, quando è una serie di individui può avere un'altra reazione ad altri pensieri, quindi non è l'individuo che gli si dà la colpa di cambiare la società o perché la società non cambia e quindi bisogna andare contro una società, un'idea di società o contro un individuo o contro se stessi. È che tutte le esperienze che ho vissuto mi fanno vedere che il minimo comune denominatore non è più una famiglia o un'istituzione come la chiesa, quando era la chiesa del quartiere, o qualcosa che abbia una qualche norma etica. Il minimo comune denominatore di oggi è che tutti siamo noi stessi, singoli, soli. Sembra quasi che questo periodo sia un manifesto, quella poesia che nasciamo soli sulla faccia della terra, poi veniamo trafitti da un lampo di luce ed è subito sera, no? E in questo arco di tempo in cui arriva la luce ed arriva sera, c'è tanta gente che nasce rivoluzionaria e poi a un certo punto della sua vita prende e getta la spugna e dice no, adesso mi adeguo. E lì ha ceduto a se stesso, cioè lì ha combattuto con delle parti di se stesso, che una parte di se stesso gli diceva non va bene come sta andando quello che sta andando attorno a te, un'altra parte che dice guarda che se vuoi andare bene come sta andando attorno a te devi andare come va lei, cioè non puoi andarli contro, è inutile, non lo cambierai mai. Quindi la maggior parte delle persone decidono di gettare a 12 anni, a 16, a 20, a 52, a 90 la spugna e dire ok basta, non sono più rivoluzionario, non c'è più niente in cui genuinamente credere se non in me stesso, allora mi prendo le mie piccole infime soddisfazioni e vado avanti. Quello è combattere se stessi, cioè continuare, cioè non ricadere nella scelta di comodo del consumare quel piccolino che sei fino a non essere più niente, ma nel cercare sempre di espandere te stesso, la tua conoscenza, le tue esperienze, quello che puoi fare con quello che sai fare. E questo per me è resistenza. È resistenza agli attriti della vita, è resistenza agli attriti di questa società che più palesemente di altre vogliono bloccare il pensiero proprio, e le forme di cambiamento, le forme di affermazione di diversità. E per me questa cosa va ricercata nella dimensione di sé, perché prima o poi praticamente tutti nella vita troveranno la dimensione di doversi fare una domanda nei confronti di questo contesto altro che è la società. E se tutti arrivano per un motivo o per l'altro all'idea butto la spugna, è un problema di te. Quindi se si parte ad analizzare il problema di te, poi si vede che piano piano c'è tanta gente che fa una scelta di no, non cedo me stesso, faccio quello che sarebbe bene fare per andare realmente vicino al prossimo, e qui sarebbe da fare una parentesi sulla vera potenzialità etica del cristianesimo per come ce l'hanno insegnato, piuttosto di diventare un bastone per i pecoroni, però lasciamolo perdere questo ambito cristiano. Ma nessuno, neanche l'ateo più convinto che crede nella scienza e nelle cose che vivono secondo naturale forma e naturale legge, aiuta se stesso e gli altri resistendo a tutte quelle cose che non ci fanno stare bene, che non ci fanno sviluppare potenzialità, che rendono schiavi di idee, schiavi di oggetti, schiavi di monete, schiavi di cose da fare per non sviluppare realmente le potenzialità di quello che è la domanda che ti poni nel tuo cervello. Quindi se uno già riesce ad andare un attimino contro se stesso, obbligarsi a andare fino a fondo alle domande e a viverle con onestà, allora forse dopo si può parlare realmente del nemico società, se no il nemico rimani sempre te stesso, la società la vedi soltanto come uno schema. Però poi chiudiamo. Scusa, no, che sì, penso. No, però visto che citavi il cristianesimo, immagino quello delle origini e via dicendo, sì. Là c'era il problema, no, dell'apocalisse imminente. Adesso, cioè, e allora là c'era un altro credo, un'altra affermazione di fede, un'altra vita e via dicendo, che non è quello che poi è arrivato con il pastoralato, col pastore, il gregge, quello che poi parla anche Foucault e via dicendo. Sì. C'era c'era la fine del mondo e via dicendo, allora cambiavi vita, cambiavi cose, bla bla bla.
Però c'era appunto l'idea di un'apocalisse imminente che oggi manca, quindi... Però cercano di crearla da tutte le parti. Sì, è un'apocalisse per boccaloni, ma quanti pensi che non ci abboccano? Cioè, nel senso, ce ne sono tante di apocalisse imminenti. Beh, 2012. Ma se vai a vedere in internet ci sono navi spaziali e asteroidi ogni 2 anni dovrebbero colpire la Terra. C'è un sacco di tentativo di far sentire precario il bisogno dell'apocalisse, era bisogno della precarietà per creare, secondo me, fratellanza in quei popoli che servivano, quella strato di popolo che serviva per fare determinate azioni utili. E quello stato di precarietà oggi è creato anche con l'economia. Però, cioè, l'apocalisse è un'apocalisse di un'altra religione. Però era la parousia, cioè oggi è l'apocalisse, no? L'apocalisse finisce la vita e via dicendo. Là era la fine del mondo come avvento del regno, della verità, Cristo, di quello che era appetibile realmente. Scusami, mi vengono i brividi a pensare a queste cose. È dura perché... Dovrebbe esistere una parola ancora più forte di distopia per vedere quello che si immaginano, cioè chi regna, perché queste cose non sono messe a caso, questo momento di perdizione non è un momento di perdizione a caso. Cioè, e parimenti alle visioni apocalittiche di allora, molto calcolato anche adesso. E forse, sai, è perché non ce n'è più bisogno. Perché forse siamo in un materialismo così becero che anche se esistesse sarebbe bene non si sapesse. Perché fa più comodo un mondo che vuole consumare tutto adesso, che è un mondo che si preserva per un mondo futuro. Quindi consuma tuttora, sempre secondo me nell'ottica di avere quella... Qual è la spinta nel comprare? Qual è la spinta nel mangiare? Qual è la spinta nel consumare droga? Qual è la spinta nel fare sesso? È l'irrequietudine che non ti basti mai. Cioè, anche quando lo fai solo per il piacere perché stai bene con quella persona, cioè, c'è questa irrequietudine che secondo me nell'uomo sano non esisteva, perché gli uomini che sono cresciuti nelle terre facevano tutto per se stessi senza che nessuno dicesse un cazzo, hanno una tranquillità che l'uomo di una società qualsiasi non ha. Perché l'uomo libero è un uomo libero. Decide il cazzo di che deve fare nel mondo. Non è Elon Musk per... Sì. E capito in pieno la cosa che volevo dire. E secondo me è quello. E cambiare questi che sono stati archetipi, perché ormai bastano 3 generazioni che diventano archetipi nel modo di fare dell'uomo le cose, non c'è più memoria. Cioè, bisogna capire qual è la reazione e la presa di coscienza oggi. Speriamo che qualcuno si istruisca perché gli piace veramente farsi le domande. Che se è così, da queste domande esce fuori qualcosa. Se no ne parliamo noi. Sì, ma non sarei tanto ottimista su questo punto. No, neanch'io. Finché non si avrà il coraggio di guardarsi a casa propria, in tasca propria, cioè a farsi le domande con sé, come dicevo prima, avere il coraggio di resistere ai propri cedimenti, e io di cedimenti me ne sono procurati, capire di resistere, ho capito cosa significa resistere, è dura. Il cervello è una macchina che si fonda sulla chimica e poi sull'abitudine. E io, per quanto mi sono scompensato chimicamente per le abitudini che ho cambiato, mi sono messo delle domande in testa e non tutti sono disposti a fare tutte queste esperienze per non arrivare a scalare nessuna vetta. Quindi finché nessuno si metterà come me, secondo me, a cercare di sapere per il gusto di sapere e non per aggiungere qualcosa, sarà molto duro. E io direi, ho tutto qua su questo argomento.